Beh, insomma, si mangia. Si mangia tanto, si mangia bene, da noi si mangia veramente bene, ci sta. Ci sta. Posso stare così per tutto. Perché? Per tutto questo po', perché sembro più magro. Ecco, sapevo, cioè l'unico in virtù della magrezza, la posizione. Se mi metto così, queste sono cose che in teoria in televisione non si dicono perché uno se le prepara prima che deve sembrare già figo. Io invece sono così abituato alla radio, mannaggia, dove dico tutto. Che non c'è, cioè, secondo me così sembro più figo. Sveli cioè, gli altarini alla più fine. Magro. E quindi dai, lo faccio così. Sì. Ma sì, lo trovo in effetti molto interessante. Ma sì, si mangia bene. Parliamo di regali. Parliamo di regali, beh, ci ognuno ha le sue richieste. Ognuno ha le sue richieste. Però, ti spiego il 2.0 di oggi. Nel senso che, per quanto io ti parlo sempre di come faccio io, no? Certo. Per i regali quest'anno, ma in realtà è già un po' di anni, io e la mia famiglia abbiamo una chat su WhatsApp. Addirittura? Sì. Che tipo lista nozze? Sì, esattamente, dove ognuno tira fuori la propria lista. Ovvio, tu nella lista scrivi tutto quello che vuoi, poi si vede, è quello che ti dà il brio. Perché se è una lista fatta di 200 cose, non le avrai mai tutte. Però sta a capire e vedere quello che ti regaleranno. Questo fa sì che si evitino le cagate. Si può dire cagate? Sì, ma infatti volevamo arrivare... Si evitino le cagate. Infatti ci si arriva sempre alle cagate. Ci si arriva sempre alle cagate. Innanzitutto, qual è la tua lista più o meno che, ma guarda, che prevede? In realtà adesso non voglio fare... Però c'è un po' di abbigliamento. No, non voglio fare non quello... Non così qui. No, assolutamente. Non voglio fare quello che... Però... sono un po' abituato a comprarmi tutto quello che voglio, cioè quello che mi piace me lo compro, quindi non ho quella cosa, il desiderio della vita, però c'è un po' di elettronica nella mia lista, quindi da computer a console, poi c'è abbigliamento, quindi felpe, scarpe, eccetera eccetera, poi che altro ci ho messo? Qualcosa per la casa. Sai, quando vivi da solo hai questo lato un tipo po'... il frullatore, il... sì ma tipo anche i piatti buoni, i bicchieri, quelli addirittura buoni. Sì poi inizi a tenerci a queste cose qua, Chicco, ma che è un uomo, sto invecchiando, di famiglia, questo è un'altra cosa importante. Quindi, no, però tutto però sommato serve ad evitare innanzitutto i doppioni, serve ad evitare, bravissimo, serve ad evitare i doppioni, perché diciamo la verità, non facciamo quelli lì che dicono, i finti, oh, bello, no, non facciamo, noi non facciamo i buonisti, non ci esatto, piace, esatto, i buonisti, la nostra è TV Verità, ve l'ho già detto prima, continuo a dirlo. Quindi quante volte ci è capitato di ricevere il regalo che faceva schifo? Tante. E abbiamo detto, bello! Ma sai qual è la mia fortuna? Che faccio la stessa faccia che sia bello o brutto. Riesco a fingere in una maniera... No, ma nel senso che non do soddisfazione. Questa cosa mi dispiace. Perché quando ti fanno un regalo, chi te lo fa ci mette entusiasmo. Io invece sono... Capito? Non so fare le facce da regalo. Sei una persona vera da quel punto di vista. No, cioè... nel senso che non... Cioè, capito... Niente, non ce l'ho. Vabbè. Non ce l'ho. Mi manca questa che dovrei studiare le facce da regalo. Ma ti è capitato di riciclarne uno? Senti, una cosa che in realtà credo di non aver mai fatto adesso. Credo di no, ma non ne sono sicura. Secondo me in passato l'ho fatto. Per quanto sono un po' schifoso, sì, sicuramente l'avrò fatto. Quindi non mi nascondo, sicuramente l'avrò fatto. Ok, allora adesso ci vediamo un bel servizio in centro a Bari. Ok. Vediamo un po' Bari come si comporta con i regali, tutto quello che concerne questo business, che alla fine è un business. Bel Natale. Bel Natale. Scusi, posso farle due domande? Senti, ma che regalo hai fatto a Natale? Ti vergogni? Scarpe. Essenzialmente scarpe. Quindi abbigliamento, queste cose così. A chi hai fatto il regalo? Mia ragazza. Cosa ha comprato? Un regalo di Natale? E ho comprato un pigiamino. Perché? Uno per la nipotina e uno per il papà della nipotina. E che altri regali ha fatto? Niente altro, per adesso. Signora, sta vedendo che regali fare per Natale? No, sono straniera. State facendo i regali di Natale? Cosa ha comprato? Mutande. Perché?
Famiglia. Ah, ok, quindi mutande per tutte. Anche cappellini. Ah, ok, quindi cose utili. Sì. Che cosa avete comprato a Natale? Che cosa abbiamo comprato? Roba, vestiti. Regali. Scusate, signori. Ragazzi, fatemi scappare a mangiare. State consegnando regali? No, pacchi comunque di robe, cioè pacchi regali niente quest'anno. No, aspetti, aspetti, non si muova, le devo fare due domande. Che cosa c'ha in mano? Che, dove sta andando? Che regali ha avuto? Domicilio. Cosa? Devo fare un domicilio. Un domicilio? Non è Babbo Natale quindi, l'avevo scambiato per Babbo Natale, scusi. Un cappellino per una mia amica e ora stiamo guardando ancora, stiamo scegliendo il regalo per nostro padre, per nostra madre, comunque lo stretto necessario per i familiari. Che cosa avete chiesto a Babbo Natale? Ma io ho già ricevuto un viaggio. Un viaggio? Mazza, Babbo Natale, è andato bene quest'anno. Tu invece cosa hai chiesto a Babbo Natale? Una borsa che mi dovrà regalare lei. Ok, quindi tu sei il suo Babbo Natale. Auguri ragazzi, grazie. Salve ragazze, due domande, ma non avete comprato nulla per Natale? Vi vedo senza borse, senza buste, ma come mai? Io sono fuori sede, quindi i regali li ho comprati. Ah, lei è fuori sede? Anch'io. Siete tutte e due fuori sede e questo vi giustifica non fare regali? Raga, bisogna farli i regali a Natale. Ah, l'avete già fatti? Va bene, dai. Cosa sta comprando? Guardi, delle cose utili. Per mio figlio una felpa, insomma, cose che potrebbero anche essere comprate in seguito, però sa giusto il simbolo del Natale, insomma, come regalo. Nel pacco cosa sta? È una felpa. Ho dei ragazzi e quindi di 12 anni, ho comprato delle felpe, delle camicie, delle cose comunque utili, insomma. E lei cosa vorrebbe per Natale? Che domanda! Senta, sicuramente di stare tranquilla con la famiglia, di godermi i miei figli che stiano bene e poi insomma preferirei avere anche io dei capi d'abbigliamento perché sa durante la stagione a volte non si riesce a comprare moltissimo, allora sa ci preoccupiamo a Natale di comprare anche dei capi d'abbigliamento insomma. Cosa vi aspettate da Babbo Natale? Non so che dirle, sinceramente. No, mi chiama tutt'uno, poi non lo so. Vabbè, classici regali da adolescenti. Quindi come il pigiama. Lì, un caso particolare. Che cosa ha regalato? Quali sono i regali che ha fatto quest'anno? Ci racconti. Allora, i regali che ho fatto. Per me è un aspirapolvere. Un bel regalo sicuramente. E poi una maglietta simpatica per mio padre. L'importante è che questo non vada in onda prima di Natale. Non so cosa stiate facendo. Se posso rassicurarla, andrà in onda prima di Natale. Benissimo, quindi dovrò spegnere il televisore. No, sto scherzando. Ci racconti cosa ha chiesto a Babbo Natale? Cosa ho chiesto io a Babbo Natale? Non ho chiesto nulla in realtà. Un po' più di tranquillità probabilmente. Sembra una richiesta ragionevole. Stiamo un po' tutti correndo, un po' troppo correndo. Effettivamente, sì. E niente, come altri regali che te devo dire? Signora, lei ce lo deve raccontare. Se, allora, fondamentalmente sto cercando le orecchie con le renne perché ho deciso di regalarne una a ogni componente della famiglia e fare una foto scrivendo Natale dei cornuti in modo tale, non so se si può dire questo, per dare insomma un segnale un po' autoironico alla situazione attuale, diciamo, delle famiglie italiane. Ho capito, quindi il Natale dei cornuti. Dei cornuti, cornuti e mazziati, come si dice a Bari. Insomma, bel servizio, però diciamo che noi abbiamo già dato. Noi abbiamo già dato, io adesso non voglio rovinarti quello che avevi programmato per questo blocco, questo intervento, ma ho visto la cassetta di Mamma ho perso l'aereo, se riesci a passarla questo tu qui. Perché io... Oggi sono in modalità Costanzo, ma questa tra l'altro è con entrambi. Cioè, mamma ho perso l'aereo e mamma ho riperso l'aereo. Ma che figata! E ci sono veramente, noi facciamo... Sì, no, perché noi facciamo TV verità, raga. Sono vere, non sono porno, perché bisogna dirlo, perché non sai. E sono i film di Natale, sì, perché per la gente pensa che sia una scenografia. No, tutto no invece vero, è tutto c'è vero. Kill Bill, c'è tutto qui. Va detto per Kill Bill, Kill Bill. Va detto che... Poi mi dice da dove li avete rubate, mentre va detto che mamma ho riperso l'aereo.
Non è andato benissimo, eh? No, perché il secondo è sempre quello che fa sempre schifo, sì, il secondo possiamo dire. Floppa sempre un pochino e invece il primo, sai cosa ho fatto? Siccome non volevo attendere la messa in onda in TV, l'ho visto in DVD. Così, ce l'ho, lo vedo, così sto tranquillo e non aspetto tutti, sai, che stanno là e dicono ma non hanno previsto, ma ho perso l'aereo in questo periodo. E invece io me lo sono visto per i fatti miei, Bello. Sì, infatti. Comunque, ormai sono le battute a memoria. Certo. Ormai sono tutte le battute. Ma ne fanno tanti, vedi? Ce ne sono tantissimi qui, alcuni natalizi. Il tuo film di Natale qual è? Il mio è, a parte questo, anche il Grinch, perché sono un po' Grinch. Il Grinch, infatti. Tu sei molto Grinch. Io sono molto Grinch. Grinch è bellissimo. Grinch è molto bello. Una poltrona per due. Sì, però quello, io quello non ho capito perché lo rifacciano sempre. Non ti piace, No. Non far polemica. Il Grinch è natalizio. Il Grinch sì. Il Grinch anche perché c'è la metafora della vita alla fine, no? Beh, questa metafora l'hai colta solo tu, Chicco. Io mi sono fermato a un personaggio che odia il Natale. Alla fine invece il Natale significa volersi bene. Certo, noi siamo tante emittenti in questo momento collegate, che quindi bello, c'è la pasta televisiva. Ma che bella è sta cosa! Ma è bellissima. Bellissima. Quindi possiamo fare gli auguri in tutti i dialetti, se vuoi. Sì. Con tutti gli accenti, se vuoi, io sono molto bravo. Ti vediamo. Potrei fare. Dimmi tipo. Vai alla Fiorello, praticamente. No, non mi permetterei mai. Veniamo il Veneto. No, vai un altro. Siccome abbiamo la Lombardia collegata. Fai un altro. Beh, un'altra, è fiorentino. Oh Ico! Fa schifo, auguri a tutti e sia un buon Natale. Mannaggia Lubischero. fanno un po' schifo, vanno un po' sistemati. Sì, vanno un po'. Però io ci metto la volontà, che questa è già una cosa importante. Le fai in radio queste? Le faccio in radio e vanno alla grande. Vanno alla grande. È un pubblico molto generoso. Però notavo, grazie a voi, quanto è bello il mio sorriso. Cioè che molti della radio non possono godere. Siccome io ho speso milioni di euro, oggi finalmente posso tirare fuori. Oh, questo investimento, diciamo. Questo investimento, ragazzi, qua non è che. Perché in radio non si vedono. Non si vedono. Ogni tanto posso farli sentire. Ecco. Però più di questo. Però io adesso approfitto. Questo per dimostra dire che si chiudono bene. Capito? C'è una bella chiusura. Quanto hai speso? Tanto. Tanto, tantissimo. Sto ancora pagando. Però devo dire che quest'estate chi ce l'ha su Facebook, aggiungetemi, è stato tormentato dalle fotografie dei piedi di Luca Catalano. Non se ne può più. Prometti che la prossima estate non ne fai più neanche uno. Allora, non esagerare, perché ho lavorato sino al 15 di agosto. Beh. Sono andato in ferie, ho continuato a lavorare, sono andato in ferie nella prima settimana di settembre, ero l'unico al mare. E quindi mi sono rilassato un po', per il resto non lo. Dai, non iniziare a criticare, sempre polemico. Chi? Sempre polemico. Che c'è adesso? Adesso c'è adesso andiamo un po' in giro per Bari, vediamo un po' villaggio di Babbo Natale, presepi, vediamo un pochino quello che è successo in giro per la città. Siamo qui ai mercatini di Natale, ai mercatini dell'artigianato di Natale in Piazza Ferrarese. Vediamo un po' come sta procedendo, insomma, signora. Cosa ci racconta? Come vanno le cose? Veramente c'è molto passeggio e per quanto riguarda le vendite non tutti stanno lavorando naturalmente. La gente non si è affidata naturalmente all'artigianato, continua ancora a fare regali già confezionati per quanto riguarda l'abbigliamento e tutto il resto. Non sono ancora entrati per quanto riguarda l'artigianato. Ma l'articolo più venduto, per esempio? Naturalmente preferiscono San Nicola, quello è il primo oggetto che abbiamo venduto, infatti abbiamo quasi terminato tutti i quadretti di San Nicola. Per quanto riguarda le icone, naturalmente sono quelli che fanno collezionismo. Poi naturalmente per quanto riguarda invece i presepi, i vari Babbo Natale sono quelli di passaggio che comprano per addobbare gli alberi vari che hanno a casa. Che cosa ci racconta? Come stanno andando gli affari, insomma? Questo Natale sono andato tutto bene, meno male, stiamo portando un po' di cose da Betlemme, Pilastina, e facciamo le cose del legno di olivo. Però da Betlemme, in Palestina?
pastina e prendiamo un po' di tutto il legno di olive che è fatto di olivo e sta andando bene, meno male, perché siamo l'unico qua e tutto a posto, sta andando bene. Ho capito, quindi prodotti insomma tipici palestinesi insomma? Direttamente dal paese, sono fatti il legno di olive direttamente dal paese e si fanno i nostri genitori là. Ma chi li compra? Diciamo soltanto italiani? Hai notato un afflusso di gente straniera? Russi, italiani, russi, tutti, francesi, tedesco, tutti vengono da noi qua a comprare queste gette che vendiamo noi. Quindi sei soddisfatto insomma? Vieni dalla Terra Santa, a Bitlemma. Certo. Sei soddisfatto insomma di come stanno andando gli affari? Sto tutto bene, meno male sta bene. Quest'anno si è andato bene, grazie. Continuiamo a passeggiare qui per i mercatini di Natale di Piazza del Ferrarese. Salve, salve, vediamo un po' cosa possono dirci le signore. Salve, salve. Allora signora, come vanno le cose qui? Beh, oggi c'è poco movimento ancora, speriamo in questa sera insomma che ci sia un pochettino di gente in più, che possiamo lavorare un po' di più insomma. Che tipo di articoli vendete? Quali sono quelli che vanno più a ruba? Addobbi di Natale, cose fatte all'uncinetto, scarpette per bambini e un po' di bigiotteria fatta sempre a mano, fatta da noi. Ci possiamo fare il regalo per Giulio quindi. Va bene signora, Senta un attimo, ha notato per caso flusso di turisti, insomma, ci può dire qualcosa? Solo italiani? Sì, no, sinceramente ci sono stati un po' di turisti russi, qualche inglese, qualche giapponese, sì, diciamo che i turisti rispetto agli altri anni penso che quest'anno c'è stato più gente. Quindi inglese e giapponese? Inglese, giapponese e russi. Ringraziamo la signora, sentiamo un altro parere, insomma, che cosa ne pensa dell'organizzazione di quest'anno? Io credo di fondo che se gli amministratori si mettessero in dialogo con gli operatori forse riusciremo ad ottenere un risultato migliore, perché qua ci sono delle pecche, prima di tutto riguarda le casette, guarda il passaggio che c'è tra, e mi hanno fatto l'esposizione sui lati, poi c'è il vento, ci sono una serie di condizioni che uno che ha una certa esperienza di vita di strada o di lavoro di strada può consigliare meglio agli amministratori che devono spendere i soldi a come fare meglio il mercatino, sia per l'immagine loro che per un lavoro più efficiente nostro. Voglio dire, cioè, fare questo lavoro non è facile come stare seduti in un ufficio o in qualsiasi altra situazione. Cioè qua devi fare, per esempio, se oggi viene a piovere o domani che è il giorno più importante, piove, io devo chiudere perché qui non c'è possibilità di... Ma lei ha notato un miglioramento rispetto all'anno scorso? C'era l'anno scorso? L'anno scorso faceva proprio pena, quest'anno sono già più carine, ma il carino dalla praticità è un'altra cosa, si può fare il carino con la praticità, voglio dire, e questo lo puoi ottenere solo se mi chiami come operatore e dici Raffaele o Tizio e Cari. Quindi attraverso un'organizzazione migliore insomma, assolutamente. Eccoci arrivati alla casa di Babbo Natale, come potete vedere tantissima gente, tanti bambini che aspettano soltanto di poter incontrare Santa Claus, insomma, vediamo un po' quali sono le aspettative. Salve, possiamo fare due domande? Che cosa chiedete a Babbo Natale per quest'anno? Fortuna, la pace nel mondo. Tutto, soprattutto la pace nel mondo. E poi... la pace, perché i regali non servono, è solo consumismo, solo pace nel mondo, perché stiamo veramente messi male, e lavoro ai giovani, questo sì. E i bambini cosa chiedono per Natale, a Babbo Natale? Io il cartellino della Paw Patrol, il tablet e il camion. Ah, il tablet a Babbo Natale, auguri ragazzi. Invece voi? Tu cosa chiedi a Babbo Natale, papà? Cosa no, vuoi? Io chiedo a bimba. I trucchi. I trucchi chiede la bimba. E tu cosa chiedi a Babbo Natale? Allora, io, cioè, prima cosa che ci sia pace e amore in tutto il mondo. Ah. E che fa stare bene tutta la mia famiglia. E secondo, poi vede lui cosa mi vuole portare. Ah, ok, senza impegno, Babbo Natale, quello che vuole, insomma, porta. Mi sembra giusto, insomma. Lei cosa chiede a Babbo Natale, signora? Chiediamo, auguriamo a tutte le famiglie di trovare la serenità. Giusto, mi sembra giusto, insomma. Ah, e vediamo questa graziosa bambina, insomma, tu che chiedi a Babbo Natale? La casa di Poppy. La casa di? La casa di Poppy. Ho capito. Lei invece cosa chiede?
È la felicità per i nostri figli, è una tranquillità per tutti quanti noi, visto che il momento è quello che è. Assolutamente, la tranquillità prima di tutto, insomma. Va bene, andiamo a chiedere a quei due bambini un attimino, vediamo. Voi, bimbe, cosa chiedete a Babbo Natale? A me è un po' difficile. Sì. Diciamo, è vero, non mi vengono il nome. Senti, ma sei emozionata? Stai per incontrare Babbo Natale, eh? È venuto qui appositamente? Sì. E ci credi a Babbo Natale tu? Sì. Bravissima, bravissima. Siamo all'interno della casa di Babbo Natale, direttamente dal Polo Nord. Signor Babbo Natale, allora che cosa ci racconta? Quali sono i regali più gettonati? Grazie a voi di essere venuti a fare visita a Babbo Natale. Per noi l'onore. Benissimo, allora, quello che posso dirvi è che la vostra città è abbastanza calda rispetto alla mia Soemi in Groenlandia, però vedo che avete dei bellissimi bambini e sono veramente fiducioso di poterli accontentare. Mi auguro di farli felici e posso anche ritenere che le richieste molto gettonate sono iPhone, i bambini con l'iPhone 7, ma come si fa? Io... Una critica di Babbo Natale agli iPhone, le tablet. Sì, perché ci sono molti, i costi sono alti, quindi possiamo invece provvedere a dare dei telefonini che costano meno e poi Babbo Natale può provvedere con quei costi che avanzano come soldi di fare ancora altri regalini. Questa è la cosa bella. Babbo Natale vuole accontentare tutti i bimbi del mondo. Come potete vedere, ci sono anche tanti bimbi che sono senza genitori e io sto provvedendo a fare quei regali che porterò direttamente. Quindi anche voi bimbi che siete così fortunati di avere i genitori, di essere più buoni e di provvedere un ricordino anche per loro. Io ancora una volta rinnovo gli auguri a questa bellissima città e spero anche, perché noto, che ci sono dei bimbi e dei genitori, scusatemi ma devo dirlo, un po' troppo intransigenti, vengono con delle richieste assurde e quindi io cerco solamente di farmi capire che Natale è una festività di pace, i genitori con i figli devono sempre abbracciarsi. Questo è l'augurio che faccio anche a voi, che avete avuto il piacere di incontrarmi, io di incontrare voi, e quindi auguro a tutti i vostri cari un buon Natale in famiglia. Grazie della vostra gentilezza. Grazie e buonasera. Beh, allora, tante belle manifestazioni però, Ciorbo, ciorbo. C'è tra... Bello, bellissimo, bellissimo. Ma, no, io rido. Beh, perché? In realtà per tanti motivi, tanti, non perché sono un cretino, cioè anche, un pochino, anche. Un pochino, sì. Però anche perché volevo dire una cosa su questi fogli che ha Chicco la cartella, non c'è scritto nulla, nulla. Assolutamente nulla. Lui si inventa tante storie, io me ne invento altrettanto e siamo due cretini, due, quindi, due, per la fine. No, due. Allora perfetto, allora poi abbiamo l'estrazione del premio finale di questa trasmissione di Natale con noi. Stai con noi tu? No, io vado, perché? L'estrazione me la vedo a casa perché mia nonna, ho trovato già 42 chiamate. Nonna? Sì, 42 chiamate da parte di mia nonna, ho 159 messaggi su WhatsApp. Da parte di tua nonna? Sempre lei. C'è WhatsApp tua nonna? Big Mama. Registrato con tutti i messaggi vocali. Tra l'altro lei è molto brava, con un dito riesce a prendere tutto il telefono. Quando è una nonna rock. Molto rock, quindi devo andare a... Io ringrazio te. No, io ringrazio te. Ringrazio tutti i telespettatori. Telespettatori. La 1, la 2, la 3. E niente, alla prossima. La prossima volta che mi vedrete, Chicco te lo prometto, sarò più magro. Cioè è il maglione. Puoi confermare che è il maglione? È il maglione, assolutamente non è. È il maglione... Perché sotto il maglione in realtà sono. Esatto, però hai fatto il sacrificio per la nostra trasmissione. L'ho fatto per Natale, quindi vi saluto, auguri a tutti e vado a mangiare. Ok, buon Natale a te. Grazie. Noi ci vediamo gli alberi. L'albero dell'accensione. L'accensione dell'albero. L'accensione dell'albero di Piazza del Ferrarese.
E avete visto che bello? Abbiamo assistito all'accensione dell'albero di Natale di Piazza del Ferrarese. Sarà alto una trentina di metri. È bellissimo, pieno di luci e colorerà questo Natale 2016. Vi piace l'albero? Sì. Molto carino, sì, dai, molto carino. Molto, siamo già entrati nel Natale, vero? Sì, si sente parecchio l'aria natalizia, sì, è molto, molto bello, caloroso, ecco. Ecco, il regalo che voi vorreste a Natale? Non lo posso dire, non posso dare indizi, niente. Altrimenti copiano. Tu invece? La compagnia della famiglia, quello prima di tutto. Basta quello, guarda. Quindi sentimenti prima di tutto. Sì, non regali oggettistiche, queste cose qua, basta stare insieme in questo Natale. Perfetto, buon Natale. A voi. A voi, auguri. Siamo nella città di Santa Claus, è vero? Sì. Quali sono le tradizioni di Bari? La mattina si beve la cioccolata, si mangiano le cartellate. Tu l'hai fatto? Sì, si fa la nottata, chi la vuole fare. Bello, senti, per questo Natale che ti aspetti di bello? Tanta felicità. E proprio basta. Vai sul semplice. Semplice, semplice. Le tradizioni di Bari quali sono a Natale? Ah, di mangiare il capitone col sugo, arrosto, al forno, come li vuoi. Buono. Spaghetti, capitone.
vigilia con i panzerotti di carne, ricotta squanno. Quindi a Bari si fanno i panzerotti la vigilia? Certo. Alla faccia dei milanesi che invece che mangiano a Natale. Adesso schifo. No, io ho mio figlio a Milano, non so che cosa mangerà. Tristissimo. Triste. Invece un bel panzerotto fa bene alla salute. Sempre, alla grande. Buon Natale. Altrettanto a voi, grazie. Quali sono le tradizioni natalizie a Bari, nella città di Santa Claus? Beh, di solito, almeno nei miei tempi, facevano le orecchiette, le sgagliozze. Oggi è cambiato totalmente tutto, perché si va dietro alle patatine, ai panzerottini farciti in vario modo. I panettoni già da novembre. E quindi prima il panettone si mangiava sotto la settimana di Natale, cioè a Natale, perché si aspettava la voglia di gustarli. Quindi si è persa un po' questa atmosfera natalizia? No, ma dipende sempre dalle famiglie giovani, perché ormai è sempre a Natale tutti i giorni, perché c'è sempre tutto. Però noi siamo qui a Bari Vecchia, che è proprio il cuore della barisità. Sì, è vero, qui è il cuore della città di Bari, insomma. È molto popolata da ragazzi della provincia e di Bari città lo stesso. Senta, il suo desiderio per Natale qual è? Il lavoro è la cosa principale, il resto viene tutto dopo, insomma, e la salute. Perfetto, le auguriamo buona salute. Grazie altrettanto a voi. Il Natale come lo passate? In famiglia, in casa. In casa. Senti, un regalo che vorresti tu? No, non lo so, i regali non si scelgono. Non si scelgono? No, non si scelgono. Un buon proposito per il Natale ce l'hai? Di passarlo sicuramente con le persone più care che vogliamo bene. Perfetto, io ti ringrazio e con questo è tutto per il momento, a voi la linea. Grazie. E siamo arrivati al gran finale, abbiamo ormai deciso di tenercelo come ma sottofondo, sì, pazienza. Ma sì. Ecco, arriva anche il mio cugino Chagall, vieni. Sono anch'io. Ciao. Allora, perfetto. Non si sente. Il microfono. È ovvio che non si sente, devi usare questo e scusa. Ma se sa quel microfono di chi è? No, l'avevo rubato al locale. L'ha rubato al locale. Allora, ho ragione io. Possibile. Senti, a Capodanno lo buttiamo via con le robe vecchie. Ah, bravo, pieno di femmine là, così. Vanno. Auguri. Allora, siamo arrivati. Buona Pasqua. Visto che il mio cugino è onesto, gli facciamo fare l'estrazione dei bigliettini. Wow, onesto, okay. Va bene, dai. No, siccome assomiglia a un bambino, può fare l'estrazione. Sì, sì. Allora, l'estrazione per vincere questo bellissimo cesto. Wow! Guardate, ricchissimo. Io voglio la salsiccia. Il cesto. Ovviamente tra tutti coloro che per le strade mi regge il microfono. Sì, ti reggo il microfono. La valletta, fai la valletta, oh. Mirko. Oh. Oh, un po' di suspense. Vince il numero. Numero? 68. E Chagall, tutto tu non hai preso il 69, dai, questa ci sta. Allora, il 68 si mette in contatto col nostro indirizzo internet, con la pagina Facebook soprattutto, non so neanche c'è un numero di telefono. Contattateci mandate un messaggio privato. Dalla regia Fabio oggi dorme, questi entrano impallando le telecamere. Allora, concludiamo con ovviamente il taglio della torta, no, ma del pandoro. Il pandoro. Ok, chi lo fa? Faccio io. Il bambino ha fatto l'estrazione, dai. Ora taglia. Non mica abbassarci noi. No. Dai. Pronti? Yeah. 3, 2, 1. E buon Natale! Auguri! Auguri. Ah, volete? E dai, c'è un pezzo. Volete un po'? Grazie. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e a voi a casa che ci sopportate. La.